Si è conclusa nella giornata di domenica 16 settembre l'esercitazione di protezione civile organizzata e coadiuvata dall'amministrazione comunale di Fano, simulando una scossa di terremoto del 7° grado della scala Mercalli, che ha avuto come epicentro Fano e dintorni. L'esercitazione svolta nelle due giornate dedicate ha avuto lo scopo di diffondere alla popolazione la consapevolezza dell'importanza di prendere parte attiva ad eventi di calamità naturale. A seguito della simulazione del terremoto, il centro operativo comunale ha messo in pratica tutte le procedure operative per affrontare l'emergenza sismica. La simulazione, coordinata dalle varie postazioni di comando e dal sindaco Seri e dall'assessore lavori pubblici e protezione civile Fanesi, ha riguardato in modo realistico l'area del quartiere Vallato, nel quale sono confluiti uomini e mezzi di soccorso, compresa una colonna mobile esterna gestita dalle associazioni nazionali di protezione civile, composta da varie aree d'Italia, che ha preceduto all'installazione di un'area di accoglienza ai margini del quartiere. Per noi questo tipo di simulazione è molto importante perché ci consente di verificare il funzionamento e si serve di verificare dove invece ci sono delle cose da mettere a punto e quindi faremo un debriefing per analizzare quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e riprodurre questo schema su scala regionale affinché tutti possiamo trovare in questo momento di pace il miglioramento per reagire in maniera ancora più forte nel momento in cui gli eventi si verificheranno. Dobbiamo sempre agire con molta calma, con molta serenità e con molta razionalità. La simulazione poi è proseguita con il recupero dei beni culturali presso la chiesa di San Paolo Apostolo assieme alle unità cinofile, concludendo poi con la Santa Messa sotto la tendostruttura principale dell'area di accoglienza. Con queste due giornate siamo entrati proprio nel particolare e abbiamo evidenziato anche alcune criticità che andremo subito a modificare nel piano d'emergenza, ma soprattutto è stato un momento anche per preparare tutti coloro che hanno delle responsabilità, preparare tutti i volontari, ma soprattutto anche un inizio di un percorso di formazione, informazione a tutta la cittadinanza, perché un altro elemento importante non è soltanto avere un buon piano d'emergenza comunale, ma è anche una popolazione preparata. Quindi riassumendo, devo dire sono molto contento, voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, tutti i volontari, tutti i cittadini che si sono adoperati, perché sono state due giornate intense ma veramente molto utili per noi ma per la città tutta.